Ciao a tutti, ebbene sì, è arrivato il momento di parlare di Bambi. Chi mi segue già da un po' saprà che io adoro Bambi, sia il film d'animazione che il personaggio, perché mi rispecchia tantissimo, e quindi ho deciso di condividere con voi qualche curiosità riguardo a questa storia. La storia originale, ovvero Bambi e la vita di un capriolo, è stato scritto nel 1923 da uno scrittore per bambini ungherese, ovvero Felix Salten. Questo scrittore ha origini ebraiche e nella sua opera fa riferimento alla Shoah. Gli animali, in particolare i caprioli, sono infatti le vittime dei cacciatori, dell'uomo. Nel 1942 è stato tratto un film d'animazione Disney, ovvero Bambi, in cui i personaggi principali non sono più caprioli, ma dei cervi, perché appunto in America non c'erano i caprioli. Ciò che amo di più in questo film d'animazione sono innanzitutto i disegni, che se da una parte sono molto realistici, dall'altra comunque sono molto umani i personaggi, anche se sono appunto degli animali, hanno tante espressioni che naturalmente gli animali non avrebbero. I paesaggi poi sono delle vere e proprie opere d'arte. Io sono innamorata dei paesaggi di Bambi, così come sono innamorata delle musiche, che penso siano perfette, veramente spettacolari, perché riescono a riflettere sia lo stato d'animo dei personaggi che soprattutto quello della foresta, perché il tema principale di Bambi non è semplicemente la storia triste, ma è la foresta, la natura, il voler gridare salvaguardiamo la natura. E sebbene continuo a sentire gente che dice che Bambi è semplicemente una storia triste, ah ma come fa a piacerti, è tristissimo, beh, gli posso dire che tutte le storie sono tristi, la storia di ognuno di noi ha dei lati comunque tristi. Bisogna però focalizzarsi anche sulle cose positive, perché alla fine Bambi, da personaggio indifeso e solo, finisce per essere il principe della foresta, e quindi mi sembra che la conclusione non è per niente triste, anzi. Questo film è stato criticato tantissimo per il realismo degli animali. Dicevano infatti che Walt Disney aveva perso la propria fantasia, che aveva buttato all'aria tutto il suo mondo magico. Ovviamente il film è stato criticato anche dai cacciatori americani, che si vedevano dipinti come i cattivi della situazione. Bambi è poi stato nominato a 3 premi Oscar per miglior colonna sonora, miglior sonoro e miglior canzone con L'amore è una canzone. Perché avesse visto il film d'animazione, la canzone di apertura su cui paiono i titoli iniziali. È arrivato il temutissimo momento di parlare della morte della madre di Bambi. So che per molti è stato un vero e proprio trauma. Io quando ero piccola gridavo alla ricerca di mia madre, infatti lei era costretta a mandare avanti tutte le volte quella scena. Riguardandola adesso però non mi fa lo stesso effetto, penso di essere cresciuta senza chissà quale trauma. Bambi è stato inserito nella top 25 film horror di tutti i tempi per questa scena, e non solo, dal tema musicale dell'uomo è stato ispirato il tema musicale dello squalo. Questa scena ha toccato tantissime persone, fra cui ad esempio Paul McCartney, che si è occupato poi della tutela dei diritti degli animali. Spero di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo sul mondo di Bambi. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, soprattutto se vi piace questo film d'animazione. Resterà per sempre uno dei miei preferiti, perché è stato uno dei primissimi che ho guardato da piccola e mi vedo tantissimo nel personaggio di Bambi, quindi lo adorerò per sempre. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!